Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Nella classifica della qualità della vita per l'anno 2022, redatta dal Sole 24 Ore, Taranto si piazza al 101° posto su 107 città italiane, penultimo in Puglia, retrocedendo di 2 posizioni rispetto alla classifica precedente, un fenomeno però che riguarda quasi tutto il Mezzogiorno. Se al primo posto infatti svetta Bologna, seguita da Bolzano, Firenze e altre città di Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, nella parte finale della classifica, in particolare dall'81° posto in giù, troviamo solo capoluoghi del Sud Italia, maglia nera per Crotone e più in generale per la Calabria, ma anche la Puglia si distingue negativamente. I capoluoghi della regione infatti si trovano tutti nella metà inferiore della classifica. 66° posto per Bari, che ottiene la posizione migliore, seguita da Lecce, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto e Foggia. L'ambito in cui Taranto è risultata maggiormente penalizzata è affari e lavoro, in cui il capoluogo ionico si trova al 105° posto, terz'ultimo in Italia e ultimo nella regione, accumulando inoltre una differenza notevole rispetto alle altre province pugliesi. Basti pensare a Bari, che nello stesso campo si posiziona all'11° posto. La situazione non migliora anche in altri ambiti, leggermente meglio solo la voce giustizia e sicurezza, dove Taranto riesce a posizionarsi al 68° posto. La sua performance migliore riguarda la qualità delle strutture ricettive alberghiere, campo nel quale si posiziona al 2° posto, mentre la peggiore posizione riguarda il numero di ore di cassa integrazione destinate ai lavoratori, parametro per il quale si classifica all'ultimo posto in Italia. Ancora posizioni sfavorevoli per quanto riguarda le ondate di calore, 99° posto, ed eventi climatici estremi, 85° posto. Sequestrati dalla divisione anticrimine della Questura di Taranto, beni per 400.000 euro a carico di un 46enne tarantino attualmente detenuto in carcere, che ha rivestito un ruolo di primo piano in un sodalizio criminale operante nel territorio della provincia. Attraverso complesse indagini partite nel 2009 e condotte in collaborazione col Servizio Centrale Anticrimine di Roma e la Procura di Lecce, si è stabilito che l'uomo appartenesse a un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzioni illegali di armi e munizioni. Tra i beni sequestrati rientrano 2 autovetture, un ciclomotore, 2 motocicli, un autocarro e un'ingente somma di denaro contante rinvenuta presso il domicilio dell'uomo. Coronavirus. Il bollettino diramato dalla Regione Puglia l'11 dicembre segnala 1.233 nuovi casi di positività e 3 decessi. Nelle ultime 24 ore sul territorio pugliese sono stati processati 8.165 test, con un tasso di positività del 15%. A Taranto e provincia segnalate 166 nuove positività. Al momento nella regione sono 17.757 le persone positive al Covid, di cui 256 ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva. Si è svolta questa mattina presso la Cittadella delle Imprese a Taranto l'assemblea pubblica organizzata dall'Unione Sindacale di Base, alla quale il sindacato ha invitato i parlamentari di Terra Ionica, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente della Task Force regionale per l'occupazione Leo Caroli, i consiglieri regionali e i sindaci dei comuni che fanno parte dell'area di crisi industriale complessa Taranto, Massafra, Statte, Montemesole e Crispiano. Oggetto del confronto con Franco Rizzo, dell'esecutivo confederale USB, l'avvertenza ex Ilva in amministrazione straordinaria Acciaierie d'Italia, in particolare la modifica del decreto legge che permette l'attivazione dei lavori di pubblica utilità destinati agli ex Ilva in amministrazione straordinaria, lo sblocco del TFR, l'integrazione salariale, le attività di bonifica e i corsi di formazione. Oramai, rispetto alla giravolta che ha fatto il governo, che ha dichiarato l'esatto contrario di quanto ha dichiarato a noi in sede ministeriale, io mi aspetto un po' di tutto. Credo però che sia abbastanza incoerente il fatto di creare il Ministero del Made in Italy e poi di dire che non voglio nazionalizzare la fabbrica, sapendo tra l'altro che quella fabbrica sta morendo anche e soprattutto a causa dell'atteggiamento del socio privato, ArcelorMittal. Quindi il 16 non ci aspettiamo nulla di che, la partita è chiara. La Morselli e ArcelorMittal da un lato dicono metti i soldi e gestiamo noi, dall'altro noi chiediamo al ministro di essere coerente, almeno un riequilibrio della governance che ci metta nelle condizioni di arrivare al 2024 nel mese di maggio, in cui dovrebbe lo Stato poi salire ufficialmente come società di maggioranza e quindi avere anche la possibilità di liberarsi di questo socio scomodo. Per i lavori di pubblica utilità manca un cambiamento alla legge, con la legge attuale non sarà possibile attivarli, per questo le organizzazioni sindacali, l'USB in particolare che oggi organizza questo evento insieme alla task force, hanno definito
definito degli emendamenti da portare in legge di bilancio finalizzati alla modifica della legge 150 del 2015. Poiché così com'è, senza prevedere una indennità per i lavoratori, in tutta Italia non aderisce nessuno a questa iniziativa. Occorre al tempo stesso realizzare percorsi di riqualificazione professionale, i lavori di pubblica utilità, che abbiano un ritorno a favore delle comunità locali, ma contemporaneamente assicurare ai lavoratori che subiscono una decurtazione del proprio reddito a causa della cassa integrazione, assicurare una indennità che consenta loro di avere un reddito decoroso durante lo svolgimento di queste attività. Si è svolta questa mattina presso la Cittadella delle Imprese di Taranto la conferenza stampa di presentazione del piano industriale di Agromed. Alla presenza del commissario straordinario della Camera di Commercio di Taranto, Gianfranco Chiarelli, e del presidente di Agromed, Vincenzo Cesario, è stato presentato il piano per la reindustrializzazione del sito ex Miroglio di Castellaneta, sede dell'infrastruttura produttivo-logistica agroalimentare. Presenti anche i componenti del CDA di Agromed, il vicepresidente Luca Lazzaro e il consigliere Francesco De Filippis. Finalmente presentiamo questo progetto Agromed di cui ho sentito parlare da tantissimi anni prima ancora che venisse insediato come commissario della Camera di Commercio. Per me e per noi è un risultato importantissimo che finalmente si dà avvio a questo progetto che deriva, come voi sapete, da un finanziamento pubblico. Tanto si è detto su questo dei ritardi su questo progetto, però oggi spiegheremo in conferenza stampa, perché penso che sia anche necessario fare un'operazione verità su quelle che sono le dinamiche, i tempi e tutto quello che è accaduto nel corso degli anni. È un progetto importantissimo per il territorio, dove si predilige l'aspetto agroalimentare per consentire un po' a tutte le nostre imprese, alle nostre aziende di poter beneficiare, per cui è un avvio, speriamo, nel 2023 già con l'assunzione di alcuni dipendenti, perché il progetto era vincolato insieme alla ex Miroglio all'assunzione di alcuni dipendenti. È un progetto che porterà in seguito anche diverse assunzioni per quella che è lo sviluppo che si riterrà, per cui è un giorno importante per l'Agromet e per la provincia di Taranto, per Taranto. Lo stato dell'arte è che ci siamo dotati del piano industriale e stiamo provvedendo, abbiamo già pubblicato il bando di gara per il progetto esecutivo e immediatamente dopo cominceremo ad appaltare le attività. Nel frattempo abbiamo sentito la task force regionale per l'impiego, per i lavoratori del bacino ex Miroglio, con il quale abbiamo cominciato l'interlocuzione per vedere sia in termini di formazione che in termini di assunzione poter cominciare ad assumere qualcuno di questi lavoratori per i lavori propedeutici alla rifunzionalizzazione del sito. Giunge sul gong una sconfitta beffarda per il Martina. Al Tursi, nonostante una prova gagliarda dei ragazzi di Pizzulli, gli Aquilotti vincono col punteggio di 2-3 al termine di una gara ricca di emozioni. Parte forte la squadra di casa che nella prima mezz'ora colleziona ben 4 nitide palle gol. Nell'ordine ci provano prima Ancora, Sush, Cerrutti e poi il solito Nicola Pinto, ma come nel più classico dei copioni, sono i campani a portarsi avanti con Aliperta, bravo a sfruttare in maniera magistrale un calcio franco che muore sotto l'incrocio per la gioia dei supporters ospiti. La reazione del Martina non si fa attendere e conduce al pari quasi immediato, che giunge su calcio di rigore al minuto 42, quando Tato Diaz, ex di giornata, sigla l'1-1. Nella ripresa la compagine della Valle d'Itria trova immediatamente il vantaggio ancora con Diaz, scaltro a sfruttare un'indecisione in uscita di Colombo. Nemmeno il tempo di gioire per i padroni di casa, perché Bacio Terracino in diagonale trova il 2-2 che gasa la Cavese, brava e fortunata, 2 minuti dal triplice fischio a trovare addirittura il 3-2 con Gagliardi. Non riesce a chiudere il girone d'andata con una vittoria tra le mura amiche alla Gioiella Prisma Taranto. La squadra di coach di Pinto cede per 1-3 contro l'Alianza Milano di coach Piazza nell'undicesima giornata di Superlega. Nonostante qualche difficoltà, gli ionici riescono a portare a casa il primo set per 25-23, recuperando uno svantaggio iniziale di 5 lunghezze. Milano cresce con Patri De Badi pure nel secondo parziale. I lombardi accelerano a metà set, resistono al ritorno degli ionici e pareggiano i conti vincendo 22-25. Gli ionici sembrano
gestire il terzo set, portandosi anche sul più 4 sul 18-14. Milano inserisce Hernandez per Ishikawa e lo schiacciatore fa la differenza, chiudendo il parziale per 22-25 con un ace. Nel quarto set il giocatore cubano si mostra una vera e propria spina nel fianco, trascinando l'Allianz alla vittoria per 21-25 e permettendo ai Lombardi di uscire dal Palamazzola coi 3 punti. Domenica prossima i rossoblù saranno nuovamente in campo per la prima giornata di ritorno contro i campioni d'Italia della Lube Civitanova. Il rinforzo per la Gioiella Prisma Taranto giunge direttamente dal Trentino Volley. In mattinata il club ionico ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione di Danilo De Santis, schiacciatore classe 1993 di 202 cm, in forza alla PAG Taviano nella prima parte della stagione in Serie B. In carriera il nuovo acquisto ha militato nelle fila della BCC Castrana Grotte e della Messaggeria Bacco Catania in Serie 2 e ha indossato le maglie di diversi club di Serie 3 come Cisano, San Donà e Belluno. Il suo tesseramento succederà probabilmente il taglio di un giocatore. L'infortunato Manuele Lucconi, ingaggiato nel corso dell'estate, potrebbe rescindere il contratto con la Gioiella Prisma Taranto già nelle prossime ore. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Cussionico Basket Taranto si impone con autorità 74-47 al Palelettra contro il Pescara nella 12ª giornata del campionato di Serie B Girone D. I rossoblù hanno fatto valere la differenza di classifica con gli abruzzesi patendo solo i primi possessi, per poi scatenarsi da metà primo quarto fino all'intervallo. Terza vittoria di fila in 8 giorni per il CJ Basket, che ha anche ritrovato Gianmarco Conte dopo un mese. 7 punti per il capitano con ben 4 uomini in doppia cifra. Diego Corrale in con 18 punti davanti ai 12 di Villa, 11 di Cele e Bruno. Ha filtrato di nuovo con la doppia cifra Sampieri, fermo a 9, come al solito sostanzioso l'apporto di Piccoli, confermato nello starting 5 il contributo di Dagnano con minuti nel finale e un bel assist anche per il giovane tarantino di Ace. Il CJ Basket Taranto torna così in riva allo Ionio, forte della terza vittoria in una settimana, rilanciando alla grande la propria classifica. Adesso all'orizzonte l'ultima fatica di questo 2022 davvero intenso. Domenica prossima al Toursport sarà derby con Monopoli. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.